Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Cambiato location, siamo un po' al buio, però ci vediamo. Buongiorno a tutti, siamo qua di nuovo oggi con la lezione di Evo Ginnastica Posturale. Come sempre avremo bisogno di un tappetino, dove sono io adesso, vedete il tappetino verde, di una sedia. E basta, oggi facciamo senza bastone, quindi oggi faremo un lavoro un pochino più, chiamiamolo, energetico e tonico, sempre per lavorare sulla postura. E non avremo bisogno del bastone, quindi sarà un pochino più semplice e sarà un attimino più energetico, come vi ho detto prima, ma vedrete che lo sosterrete bene. Quindi iniziamo sempre in piedi con una fase di stretching, di allungamento, quindi di attivazione. Quindi vado a portare le mani qua sulle spalle e vado a circondurre in avanti. Quindi scriveteci pure come state passando questa quarantena, che siamo a oltre 2 settimane. Le pose più simpatiche che state facendo, più inconsuete, e vado avanti. E intanto vado avanti a circondurre. Ora vado indietro, sempre rimanendo bello dritto, quindi senza andare compensivario, vero di questo. Allargo un po' la distanza dei piedi e vado a portare la mano, quindi sempre indice e medio, che vanno ad accogliere l'orecchio e vado a tenere. Faccio cambio. Tengo ancora. E mollo. Adesso vado a mettere le mani sui fianchi e vado a girare destra e sinistra. Quindi anche qui sentirete che c'è un lato che molla di più rispetto a un altro. Anche di poco, non deve essere per forza una grande differenza. Vado ancora avanti, altri due per lato, uno e due. Bene. Adesso questo braccio va su, mano sul fianco qua, e vado a flettere di lato e torno centrale. Quindi lo sguardo sempre avanti, quindi senza andare a fare grossi compensi di questo tipo, quindi bacino fermo e vado. Quindi butto fuori l'aria ogni volta che arrivo al limite. E potreste sentire che più vado avanti e più mollo, quindi arrivo più basso. Ancora. E stop. Un po' e vado a fare l'altro lato, quindi su e vado
ancora avanti. Adesso da qua, quindi vado ad aprire con i piedi che stanno in asse e da qua apro e chiudo, quindi con i gomiti abbastanza bassi. Vado ancora. Stop. Vediamo se mettiamo un attimino un po' di luce. Ok. Adesso, quindi chiudo, quindi vado a piedi uniti e da qua vado piano 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 a flettermi in avanti. Quindi come se volessi fare una perfetta C con la colonna, quindi parte per primo il collo, quindi la testa, e vado giù, 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 piano piano. Quindi cercate di sentire che le dita non stanno griffando, cioè ovvero che sentite che si stanno schiacciando, lasciatele morbide. Piego le gambe e torno su piano piano. Ok, adesso andiamo a terra. Ok, quindi sono in ginocchio così, vado a sedermi piano piano così, mando le mani su così e tengo. Quindi apro bene il petto e mando fuori un po' di respiro. Quindi andate a percepire che la vostra seduta sui talloni, quindi il contatto gluteo-talloni, aumenta ed è sempre più morbida. Quindi concentratevi in questa posizione e sentite. Ovviamente sentirete anche che queste zone qua cominciano ad allungarsi e tengo ancora. Adesso vado a portare una gamba avanti così, quindi se vi dà fastidio il ginocchio appoggiato, andate a metterlo doppio o triplo, come ho fatto io. Vado a mettere le mani qui davanti e vado a ruotare. Quindi gamba destra avanti, andrò a ruotare verso destra. Ancora avanti, cambio di nuovo. Adesso sinistra avanti, ruoto verso sinistra. L'ultima e stop. Bene, io riarrotolo meglio il tappeto e adesso vado sdraiato, quindi così. Bene, appoggio la testa e da qua adesso vado
a fare il ponte, ovvero da posizione di gambe piegate come sono adesso, quindi così, con i piedi che stanno a contatto con il pavimento, andrò a staccare il bacino da terra. Metto così, che vedete meglio, e vado. Quindi di questo. E vado avanti. Quindi testa appoggiata. Andate avanti e per sentire bene l'azione dei glutei, quando arrivate in cima, strizzo bene i glutei, come se dovessi tenere un piccolo fagiolino in mezzo alle mele. Vado ancora avanti. L'ultimo e stop. Ok, mi ritiro su. Bene. E vado a portare le mani sopra le rotule. E da qua vado ad aprire bene il petto e vado a tirare i piedi verso la testa e mantengo. Quindi buttateli fuori di questi respiri anche durante la giornata. Ripeto, quando torneremo tutti al lavoro, avete 3-4 secondi per pensare a voi. Non fatelo forte forte perché sennò si disturba chi sta accanto. Tengo ancora. Ok, ritorno come prima con una variante, ovvero sono disteso, ma quando arrivo sul punto più alto vado a distendere una gamba verso l'alto. Quindi così, bacino alto. E distendo, torno giù, quindi riappoggio il sedere e vado con l'altro. Ok, adesso vado leggermente a far diminuire le tensioni e quindi mi sdraio e porto le gambe al petto e tengo così, testa appoggiata e vado. Quindi mani sopra le rotule e tengo. Ok, da qui vado a distendere su alte le gambe, una mano dietro la testa, così, questa mano qua va a cercare le tibie, quindi queste zone qua, e vado a fare gli addominali, ne faremo 5 intanto per partire, quindi 1, 2, 3, 4. E 5 faccio cambio, quindi questa va dietro la testa e la sinistra va avanti. 1, 2, 3, 4 e 5, stop. Torno su, 20 secondi e ripartiamo. Quindi tengo ancora, quindi come prima, vado giù disteso e riparto, quindi in mano destra che va a cercare le tibie, 5. E 5, 3, 2, 1, riparto.
Quindi le potete tenere i piedi o così, oppure così, o anche appena più bassi. Quindi il livello, diciamo, più difficile è quello che sono quasi completamente distese. Poi c'è quello un pochino più basso e quello un pochino più facile, che è quello in cui le gambe scendono e incrocio. Quindi parto di questo. Uno, due, tre, 4 e 5 faccio cambio. 1, 2, 3, 4 e 5 stop. Adesso torno di nuovo a sedere su i talloni, così. Anzi, un pochino più luce, leggermente. Ok, e da qua vado a fare una sorta di C con la colonna e poi un'iperestensione. Quindi di questo parto così, quindi mi chiudo e poi apro, torno giù, quindi mi vado a chiudere. Quindi di questo ancora meglio, quindi mi chiudo anche in avanti e poi con le braccia mi aiuto ad aprire. Ok, stop, torno su in piedi e vado a fare di questo per le ginocchia, quindi unisco bene i piedi e vado a fare di questo. Quindi cercate il più possibile di staccare meno i piedi da terra. Quindi che rimangono il più possibile attaccati. Quindi faccio un giro antiorario e un giro orario. Ok, adesso prendete la sedia. Io l'ho qui. Vi mettete dal lato dello schienale e andate a mettere le mani sopra. Mandate indietro i piedi, quindi così, come sono io, quindi il piede destro è dietro e il piede sinistro avanti, quindi la gamba destra è completamente distesa e questa è leggermente piegata. Da qua sguardo avanti e vado a mandare un braccio verso l'esterno, quindi di questo. E apro. Quindi se non ci sono problemi con le spalle potete andare benissimo con la mano aperta. Se desse un po' di fastidio, chiudo un pochino di più il gomito, quindi così. Bene, vado avanti. Sguardo sempre frontale verso di voi. Io vedo la strada, perciò di fronte casa. E vedo che stanno a fare pure le consegne dell'S lunga per il cibo e faccio cambio e vado a incrociare adesso i piedi, quindi
Il piede destro sarà avanti e la gamba sinistra sarà dietro e piegata. E riparto come prima. Ok, stop. Torno su. Adesso, tenendo la mano qua ferma, vado a portare su questa gamba così fino ai 90 gradi e poi apro e torno. Quindi torno su e apro. Quindi la cosa importante è quella di non arrivare su e chiudersi, quindi andare a fare di questo, ma neanche di questo, quindi normale, e vi aiuterà la sedia. E vado, sempre sguardo avanti. Ok, e faccio cambio, quindi sposto sull'altro lato e vado. Mi tenetevi bene forte e vado. Quindi sempre con il respiro, e quando arrivo a mettere il piede a contatto sul tappeto, butto fuori l'aria. Ok, stop. Adesso la sedia la mettete qua al centro, quindi spostate il tappeto. Mi metto a sedere, le mani che vanno qua, quindi qua dietro, scorro un po' avanti. Quindi così, come sono io, quindi il sedere arriva qua in fondo. E da qua prendo e rimango, quindi stacco i glutei, vedete? Quindi stacco i glutei e vado a fare, a tirare su il tallone e tengo così. Quindi tengo le braccia belle tese e tiro su il tallone. Bene, stop, ritorno. 10 secondi e riparto. 3, 2, 1 e vado. Quindi come sempre, schiena bella dritta, petto in fuori. E riparto come prima. Tiro su e vado. E stop. Ritorno. Sciolgo un po' i polsi. Posso fare anche di questo, quindi girare. Ok, vengo su,
Rimetto nuovamente la sedia qua vicino. Mani qua e vado a distendere, quindi così. Quindi piego leggermente le gambe, quindi non questo, ma questo, e tengo. Quindi mollo bene la testa. E sento allungare tutta la colonna e anche e soprattutto tutta la catena posteriore del coscia e gamba. Andate lì e fuori 3 respiri. Per tornare su, vado intanto a distendere le gambe, spingo piano piano con le braccia, mano anche davanti e torno su. Ok? Adesso useremo questa come appoggio per andare a fare i piegamenti per le gambe. Quindi tengo. Quindi fate così, usate il bordo del tappetino per andarci a mettere i talloni, come sto facendo io, che sono sul bordo. Sguardo avanti, quindi il bacino fa di questo, quindi come se volessimo andare indietro i glutei. E piano piano scendo, come se dietro ci fosse una ipotetica sedia. Rimango abbastanza aperto. Con il petto e anche con la colonna non vado a cercare una grande flessione in avanti, quindi leggero, leggero, quindi lavoro bene sul controllo. Quindi vado indietro, piego i gomiti verso l'esterno e spingo avanti. Quindi concentratevi su tenere bene i piedi piantati. Quindi pensate che volete mandare il pavimento ancora più verso il basso. Più che frenare, come spingere verso il basso. Facciamo l'ultimo, mi riposo. E stop. Bene. Bevete, bevo anch'io. Un attimo a bere. Ok. Quindi ricordatevi sempre, fondamentale la parte di idratazione. Detto poi la spagnola. Quindi la parte di idratazione, quindi anche quando fate attività più pesanti da un punto di vista muscolare, arrivate sempre a bere circa mezzo litro almeno in un'ora di allenamento, meglio anche se arrivate a 750 ml, quindi 3/4 di litro, non scordatevelo mai. Se fate attività di endurance tipo corsa, bicicletta, allora lì comincia a essere già un importo di idratazione ancora più alto, però senza eccedere perché poi vi potrebbe dare fastidio, soprattutto quando correte, questo sballottamento potrebbe darvi fastidio. Riprendiamo come prima, quindi talloni appoggiati, mani qua, e ora vado a scendere un pochino più veloce rispetto a prima e un pochino più profondo, sempre massima attenzione sul controllo. Quindi quando torno su,
Vado leggermente su e avanti. Altri due, uno e due, stop. Perfetto. Adesso giriamo la sedia perché ci servirà il piano della seduta. Mi vado a distendere e andrò a mettere i polpacci sopra la seduta. Da qui, quindi vado ben indietro e spingo. Quindi, cosa è importante? Mantenere questo angolo qui di 90 gradi e parto. Quindi, cosa è importante? Non vado a ripoggiare la testa completamente a terra. Ma mi fermo un pochino prima, come sto facendo io, e poi vado in chiusura. Partiamo adesso da 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Stop. Sono qui 20 secondi e poi ripartiamo. Uscendo un po' di sole, anche se non possiamo andare fuori, però sempre meglio vedere la pioggia. Bene, mi rimetto in posizione come prima, quindi 90 gradi sempre, quindi piedi morbidi, non che stanno così, né così, naturali, e riparto sempre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, stop. Facciamo un'altra serie, poi cambiamo, intanto possiamo un po' sciogliere tutto l'arto inferiore. Uno, e torno in posizione. Sempre 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, stop. Adesso lascio la sedia qui accanto, vado in questa posizione. Quindi in quadrupedia e andrò a fare l'esercizio del Superman, ovvero mando un braccio avanti teso e una gamba distesa dietro. Quindi parto così, bene, mando bene indietro il rachide, la gamba si distende così e il braccio va avanti. Quindi sarà un incrocio, quindi se è il braccio destro sarà la gamba sinistra e poi faremo anche l'altro incrocio. Quindi di questo vengo avanti perché sono quindi vedete, c'è qua dietro la mia gamba, voi tenetela distesa così. Andate avanti e fate sempre
Il cambio in corsa. Altri due, uno e due. Vado qua e vado nella posizione di adorazione, quindi andrò a portare le mani in avanti e tengo. Rispingo avanti, torno in quadrupedia e riparto come prima, quindi 1, 2 e vado, quindi così dietro, quindi bella distesa, così. Di questo, vediamo se va un po' meglio, quindi di questo, andate avanti, gli altri due, uno per lato e due, ok, come prima, ritorno in avanti. E piano piano torno su in piedi. Quindi così. Quando siete qua, pensate proprio di andare in avanti. E vado. Così. Bene. Torno su, di nuovo come prima, vado a circondurre le ginocchia. Quindi orario e antiorario. Ok, torno su, di nuovo come prima, mi aiuto con la sedia. Ma adesso, quando vado ad elevare su la coscia, andrò a distendere in avanti. Quindi sarà di questo. Arrivo su e distendo e poi riporto e vado anche con l'altra. Metteteci sempre il respiro a ogni distensione. Riposo, mi allungo un po', quindi gamba dietro distesa e tengo. Quindi il tallone dietro può anche non toccare. E faccio cambio.
Stop. Ritorno come prima. Sedia, lato dello schienale. E mi riallungo. Quindi gambe leggermente piegate e tengo il respiro. Quindi da qui posso andare a fare anche un lavoro sul bacino, quindi torno un pochino più avanti, in cui vado a iperestendere il rachide e chiudere. Quindi di questo. Quindi sentirete che quando vorrete mandare bene in fuori il rachide, comincerà a tirare un pochino più la catena posteriore delle gambe. Quindi tac e vado. Quindi per iperestendere il rachide vado a cercare anche quest'arto completamente eretto, quindi disteso, e in quest'arto invece chiudo. Quindi quando vado a iperestendere il rachide sguardo in avanti, mentre quando mi chiudo sguardo verso dietro. Facciamo l'ultimo, come prima, prendo bene, stancio dalla sedia, vengo su e piano piano vado da qua, prendo e iperestendo, quindi tenendo le spalle giù, basse, non questo, ma questo, e tengo. Quindi come prima, torno su. Ok, adesso riprendiamo un altro set di addominali come prima, quindi ritorno giù. Metterò così. Quindi, gambe su, incrocio e vado. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stop. Torno avanti. Vado in questa posizione qua. Quindi piedi ben appoggiati. E da qua vado leggermente indietro e respingo. Quindi quando vado indietro la colonna fa una leggera C e respingo avanti, col petto e vado. Quindi potete anche andare a distendere meno le gambe, quindi potete tenere sia così che così. Così è la versione più facile. Quindi vado. Bene, riparto come prima. Mando bene su, incrocio e riparto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Subito. Di nuovo, vado piano piano indietro,
e rispingo. Piano piano dietro e rispingo. Altre due. Uno. E due. Ok. Ritorno sul tappeto e mi vado ad allungare come prima. Ok, vado avanti. Vado a sdraiarmi giù, così. Bene. Le mani stanno, la fronte si appoggia su il dorso delle mani e andrò a fare di questo, quindi a tirare su. Di questo, anche così, si vede meglio. Faccio cambio. Nuovamente in questa posizione qua, quindi a sedere su i talloni e vado a spingere su. Quindi sentite proprio che quando mando di questo si alleggeriscano le tensioni, quindi sentite che si allungano, c'è meno tensione, meno contrasto. Ancora. Ok, adesso vado in questa posizione qua e vado a mantenere la posizione della sfinge, quindi con le mani davanti a voi, bacino appoggiato. E tengo. Anche qui mando bene fuori l'aria. Ok. Vado giù così sui gomiti e vado a tirare una coscia, quindi vado a tirare il tallone verso i glutei, piano piano, leggero, quindi sentendo che piano piano mollano le tensioni, così. Bene, stop. Ritorno come prima con la fronte sul dorso delle mani e vado a elevare su il braccio come prima. Quindi di questo. Faccio cambio. Poi vado a portare le mani, quindi le faccio scivolare qua, così, e poi dopo vanno a convergere verso avanti, quindi di questo.
Metto così che si vede meglio. Quindi di questo parto e vado con la fronte appoggiata sul tappeto. Bene, e di nuovo riparto come prima che vado a mandare bene indietro. Ora posso fare insieme, quindi riappoggio i piedi e vado. Ora io per questioni di spazio non li sto sfoggiando, però voi tornate bene giù in fondo e vado. Sempre bene con il respiro quando venite verso di voi. Bene, stop. Ritorno in avanti. Vado adesso in quadrupedia, quindi così, e vado a per estendere e chiudere. Quindi quando iperestendo questa posizione qua, vado con lo sguardo in avanti. Vado a fare questa panchetta qua, sguardo avanti a voi. Vado a chiudere verso l'alto, sguardo verso le rotule. Altri due, uno e due. Vengo su, quindi poi mi raccomando, godiamoci bene le mani. Vengo nuovamente su, quindi mi aggrappo qua alla sedia e vado a tirare su e distendo, quindi elevo su la coscia e poi distendo. Mi sempre butto bene fuori l'aria quando arrivo con la gamba distesa. Allargo leggermente lo spazio qua e vado giù piano piano. E mantengo. Piego e torno su. Mi apro bene. E adesso
diciamo, di questo per concludere, quindi vado a tenere piano piano di questo, quindi in questa maniera qua. Quindi, cosa importante, le rotule che stanno attaccate, quindi evitare di fare di questo, così, quindi rotule in asse. Faccio cambio. Quindi mantenete bene l'equilibrio. Stop. E per concludere, mani sui fianchi e vado a staccare il tallone dal pavimento. Lo facciamo 3 volte insieme. Quando arrivo sul punto più alto, butto bene fuori l'aria, così. Diamo ora il conteggio da 3. 1, 2 e 3. Bene, mi avvicino così ci salutiamo meglio. Ok, sì, leggermente meglio. Ok, io vi saluto, vi ringrazio che ci avete seguito. Quindi, come sempre, laviamoci bene le mani. Quindi anch'io adesso andrò subito a lavarmi tutto, sia oltre le mani e i gomiti, perché siamo stati un po' a terra. Vi saluto e come sempre, Evolution non vi lascia soli e noi ci vediamo alla prossima. Ok? Ciao e buon pranzo a tutti.